tantissime conferme, a cominciare appunto dai classici, quindi dalla paella spagnola, all'asado argentino, alla picanha brasiliana, ma ci sono anche tante novità, a partire dalla Scozia, dalla ristorazione cubana, dall'abbigliamento svedese e nordico, quindi veramente un menù ricchissimo per tutti i gusti. Oltre a 300 stand provenienti da 35 paesi con tutti e 5 i continenti rappresentati con il meglio della cucina internazionale, torna così ad Arezzo il mercato dei sapori che quest'anno spegne 18 candeline. Se consideriamo i 2 anni di stop per la pandemia, è un'idea che comincia ad avere 20 anni. 20 anni fa si diceva il giro del mondo in 80 banchi, oggi quei banchi sono diventati 195 quelli provenienti dall'estero e 90 del territorio. Questa è stata una pensata intelligente, perché 90 attività tipiche del territorio si inseriscono in questo circuito internazionale che crea una vetrina straordinaria. Il mercato internazionale si svolgerà come sempre nell'area Eden dall'11 al 13 ottobre, oltre 3 i chilometri del gusto. È un appuntamento oramai fisso in città, è un appuntamento storico che ha sempre successo, e quindi perché non continuare? Non solo sapori, ma anche artigianato, spettacoli ed intrattenimento musicale. Si conferma la vocazione di Piazza Sant'Agostino, la piazza della musica, dove sabato 12 ottobre sarà presente un concerto appunto di Io Magroso, grazie al contributo importantissimo dei commercianti di Piazza Sant'Agostino, della piazza, quindi anche questo voglio ribadirlo, l'importanza di una vetrina non solo per le attività commerciali, ma anche per i ristoranti, per le enoteche e per tutto l'indotto economico.